sta arrivando l'estate, cioè più o meno è già arrivata in realtà, e farà molto caldo, soprattutto perché siamo passati dal chiuderci in casa e c'era ancora freddo ad uscire di nuovo con 35 gradi, quindi sarà veramente dura. E oggi non vi aiuterò, perché parleremo di un film ambientato nel deserto. Ebbene sì, oggi ci verrà caldo parlando di uno dei miei film recenti preferiti, cioè pseudo recenti, in realtà è uscito un po' di anni fa. Oggi parliamo della fotografia in Mad Max Fury Road. Io sono Simone Tarca e in questa serie vi parlo della fotografia nel cinema. Andrò ad analizzare vari film concentrandomi proprio su quella che è la fotografia nel cinema. Come sono state effettuate alcune riprese, perché il regista e il direttore della fotografia magari hanno effettuato determinate scelte. Insomma, se siete interessati a questa serie, iscrivetevi al canale. Lasciate un bel mi piace al video, così da supportare tutto il mio progetto. Ma iniziamo subito parlando appunto di Mad Max. Oggi non parliamo di Mad Max come saga cinematografica, ma parliamo di Fury Road, che è l'ultimo episodio uscito. È un film del 2015 per la regia di George Miller, che è lo stesso regista di tutta la saga di Mad Max, e alla fotografia abbiamo un grande direttore della fotografia appunto, che è John Seal, vincitore dell'Oscar per la fotografia appunto con The English Patient, e sempre direttore della fotografia di uno dei film che sicuramente conoscerete, cioè il primo Harry Potter, la pietra filosofale. Siamo in un futuro post-apocalittico e sostanzialmente la saga di Mad Max segue questo trend, no? C'è la Terra, c'è l'apocalisse e ci ritroviamo appunto in questo futuro distopico e post-apocalittico e siamo catapultati quindi in un mondo dove ci sono poche risorse, si lotta per la vita, insomma. Ma non starò a parlarvi della trama perché non ci interessa parlare tanto del film quanto della fotografia dello stesso. Quindi parto col dirvi una cosa. Questo film non ha uno script, quindi fondamentalmente per girarlo hanno creato uno storyboard gigantesco, circa 3500 pagine di storyboard, e sostanzialmente seguivano direttamente lo storyboard stesso. Questo lavoro ovviamente ha impiegato un sacco di anni. Ci sono stati anche problemi con la produzione del film stesso legati al mondo, diciamo, alla società. Ad esempio, volendo girare nel deserto della Namibia, perché questo film è stato girato in maniera molto realistica, con poco utilizzo di effetti, ma ne parleremo dopo, c'erano un po' di problemi nella produzione. Gli Stati Uniti fondamentalmente impedivano di andare in Namibia a girare, eccetera, eccetera. Quindi ci hanno messo un po' di anni e poi c'è un lavoro enorme dietro proprio alla scrittura di un film che ha uno storyboard di 3500 pagine. E fondamentalmente in questo film, riassumendo proprio al limite la trama, abbiamo tre personaggi principali, cioè il nostro Mad Max appunto, interpretato da Tom Hardy, che viene rapito da questa setta, diciamo, di Mortan Joe, che è sostanzialmente un leader che controlla l'acqua e quindi automaticamente in un mondo privo di risorse controlla anche il popolo. E fondamentalmente in questo film seguiamo la lotta di classe fra Mortan Joe, appunto il capo, e Furiosa, interpretata da Charlize Theron, che da ribelle fondamentalmente si oppone a questo sistema dittatoriale, e succedono cose, ma non vi faccio spoiler. Quindi parliamo un po' della fotografia di questo film. Innanzitutto il framing, la composizione. Prendiamo ad esempio questo frame, ok? Cos'ha di particolare questo frame? Guardate come il soggetto è centrale. Nulla di speciale in realtà, e quante volte abbiamo visto frame con il soggetto centrale. Beh, però fateci caso, se guardate questo film o se lo avete visto magari riguardatevelo, in tutto il film le scene hanno una composizione in cui tutto ciò che succede, succede nel centro del frame. Cosa intendo? Generalmente le immagini dei film sono molto dilatate, ok? Si utilizzano spesso lenti anamorfiche per creare questo look, quindi molto stretto e lungo. Ed è una caratteristica specifica, diciamo, del cinema, no? Si usa molto più nel cinema che in fotografia questo filmare appunto con lenti anamorfiche. Ecco, per non distrarre lo spettatore, per mantenerlo sempre concentrato sull'azione, John Seal ha deciso di dirigere la fotografia con un framing sempre centrale. Sebbene i soggetti magari durante le scene si spostino anche un po' nell'inquadratura, l'inquadratura rimane sempre centrale, cioè tutto quello che succede, tutto quello che è importante, succede nel centro del frame. E questa cosa ci aiuta molto a seguire il film stesso. Come vi dico spesso, noi impariamo delle regole, ma poi devono essere delle linee guida, e in questo caso sono appunto linee guida che guidano l'occhio dello spettatore a rimanere sempre attento al centro dell'azione. E fidatevi, guardando sempre al centro non vi perderete nulla di questo film, cioè riuscirete sempre a essere concentrati su quello che sta succedendo. Una cosa che ho apprezzato veramente un sacco. Passando al secondo punto, arriviamo a trattare un po' dell'utilizzo dei colori. Bene o male vi parlo del colore in ogni film.
cioè ogni volta che parlo di un film devo per forza parlarvi del colore, perché è una delle componenti più importanti in fotografia. In questo caso però non voglio andarmi a concentrare troppo sui colori che sono stati utilizzati, ma su quanti colori siano stati utilizzati. Mi spiego meglio. I due colori principali di questo film sono l'arancione e l'azzurro. E voi direte, vabbè, è un teal and orange. Beh sì, nel cinema si vede sempre, no, questo teal and orange, appunto, poiché l'arancione è il colore che generalmente ha la pelle, l'azzurro è un colore che ci fa ottimo contrasto perché è dall'altra parte, no, sulla scala dei colori, e quindi fondamentalmente abbiamo sempre un buon contrasto cromatico, ma in questo film i colori sono veramente pochi. Noi sostanzialmente in tutta la pellicola vediamo l'arancione, l'azzurro e due piccole varianti dei due, quindi l'arancione più verso il rosso e l'azzurro magari più verso il blu, ma non vediamo altri colori. Cioè gli altri colori sono veramente molto rari o comunque posti in minima parte nella pellicola stessa. Non ci sono mai dei viola, dei verdi, dei gialli accesi, ci sono pochi colori. E perché vi parlo di questo? Quando si parla di creare una cifra stilistica, un qualcosa di identitario, un qualcosa di specifico che ci faccia riconoscere magari come fotografi, come registi, oppure ci faccia legare a un film stesso, il pulire, diciamo, no, il togliere, il sottrarre tutto ciò che non è necessario è molto importante. In questo film avrebbero potuto usare un sacco di colori diversi, però hanno scelto di utilizzare unicamente quelli necessari a realizzare il film stesso. Siamo in un deserto arido, privo di vegetazione, e quindi fondamentalmente vedremo l'arancione ovunque, l'arancione della sabbia, l'arancione dei canyon, l'arancione che è il colore che hanno addosso praticamente tutti gli elementi, le macchine, che sono un po' steampunk, tra virgolette, sono tutte arrugginite, comunque rovinate, e poi abbiamo dei vari elementi di spicco bianchi. Bianco è Immortan Joe, bianche sono le donne di Immortan Joe e bianchi sono tutti gli adepti di Immortan Joe. E non a caso tutti questi elementi sono collegati fra loro. Magari è una coincidenza, però Furiosa, che è tra virgolette l'unica che si ribella a questo sistema, è dipinta di nero. Quindi capite quanto il colore abbia un'importanza, perché noi ci concentriamo solo su questi colori e poi a tutti questi colori attribuiamo determinate motivazioni che ci aiutano a comprendere al meglio il film. E psicologicamente, mentre lo stiamo guardando, se c'è una scelta accurata e giusta, diciamo, dei colori, beh allora in quel caso riusciamo a entrare meglio nella parte e a interiorizzare meglio quello che stiamo guardando e quindi arriveremo ad apprezzare meglio il film stesso, che ci piacerà di più, insomma. E per passare all'ultimo punto, voglio farvi vedere un libro. Questo è Beneath the Roses di Gregory Crewdson. Crewdson è uno dei miei fotografi preferiti e vi spiego perché. Crewdson è un fotografo che quando crea i set non bada a spese, fondamentalmente. Cioè tutte le sue fotografie non hanno post-produzione o crismi vari. Lui vuole una cosa, lui si immagina una casa che brucia, allora si fa costruire la casa, ci dà fuoco, chiama i pompieri e intanto si mette lì col suo banco ottico e scatta. Bellissimo. Ora ovviamente sono produzioni enormi, sono praticamente produzioni cinematografiche per fare fotografia. Ma perché ve l'ho portato? Sia per darvi un po' uno spunto, magari andate a scoprire Gregory Crewdson, che è molto bravo, è uno dei fotografi più bravi del mondo. Vi lascio qualcosa linkato in descrizione. Ma ve ne parlo perché in questo film, Mad Max, per quanto sia difficile crederci, praticamente tutto quello che succede, succede veramente. Il film è girato veramente nel deserto. Le macchine che vedete passare, esplodere, combattere, esistono veramente, sono state costruite appositamente per il film. Quando esplodono, esplodono veramente. Quando vediamo delle persone fluttuare nel cielo su queste aste lunghissime, lo stanno facendo davvero, ci sono degli stuntman che lo fanno. Ed è bellissimo vedere come sia stato trasposto bene in fotografia, perché quando tu rifai una cosa al computer, magari riesci un po' a riaggiustartela, ma quando devi fare tutto in camera, perché le cose succedono davvero, beh, la situazione si fa un attimino più complessa. Ci sono alcune cose che sono state realizzate in CGI, ci mancherebbe, alcune cose erano impossibili. Però fondamentalmente nel deserto ci siamo davvero, le macchine esplodono davvero ed è tutto successo realmente. Io spero di avervi dato qualche spunto. Lo so, il modo in cui sto facendo questi video sta cambiando un po'. Fatemi sapere se preferite come li sto trattando ora o come ho trattato magari quello su Joker, se l'avete già visto. Ma perché? Perché non posso sempre stare a rifarmi una foto ispirata al film o prendere nello specifico tre frame, perché non voglio dire sempre le stesse cose. Purtroppo nel cinema molte cose si ripetono e grandi differenze sono più legate al campo registico piuttosto che appunto al campo fotografico. Quindi preferisco darvi un po' di pillole parlandovi dei film, così almeno magari voi scoprite qualcosa
qualche film, me ne consigliate altrettanti, parliamo un po' di cinema e pian pianino evolveremo la serie parlando anche un po' più della regia che ci sta dietro a queste pellicole. Però, diciamo, è un percorso che voglio affrontare con voi perché non è facile realizzare questi video, non è facile scriverli e quindi vi ringrazio ancora per tutto il supporto che mi avete dato nei video precedenti. Ho visto che vi sono piaciuti, ho ricevuto un sacco di feedback positivi e vi chiedo di darmene uno anche su questo video stesso. Scrivetemi nei commenti se vi va, perdete 2 secondi per dirmi cosa ne pensate. Vi è piaciuto? Vi è annoiato? Non è stato interessante? Magari vi è piaciuto e è ancora più interessante degli altri? Insomma, ditemi la vostra. E niente, da Simone Tarca è tutto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ciao!